Guy de Maupassant scriveva che se si dovesse passare dalla Sicilia bisognerebbe per forza vedere Taormina. Tu quest'anno sei stato premiato del Taormina Awards, hai vinto questo premio scrivendo un articolo molto importante, Lady Chatterley in Taormina. Beh, su Taormina si può scrivere e riscrivere, si può dire di tutto, si potrebbe fare un'enciclopedia su Taormina perché è il simbolo di come nasce una civiltà, è una delle più grandi colonie della Magna Grecia, è passata attraverso di tutto, Romani, Cartaginesi, di tutto, è sempre indenne perché ha questa conformazione naturale che è praticamente un misto fra montagna e mare, collina, dirupo, scelta della natura selvaggia al massimo. Ora non la vediamo più sta natura perché probabilmente c'era nell'Ottocento, c'era ai primi del Novecento, ma non mi stupisce che siano venuti tutti qua e non mi stupisce soprattutto che siano venuti gli intellettuali, quelli capaci di meditare, quelli capaci di stare da soli su un albero, in una caverna, davanti al mare, su una spiaggia per ore e ore e ore, perché questo è il posto dove si costruisce la sensibilità del mondo, cioè qui senti che il mondo è una cosa viva, vivissima. Ritornando appunto al nostro articolo, perché l'hai sintetizzato in questo titolo, Lady Chatterley in Taormina? Taormina è femmina e quando dico femmina dico tutto, cioè nel senso che la femmina accoglie in sé il maschio e la femmina, mentre il maschio è solo maschio, quindi è un po' meglio la femmina da questo punto di vista. È femmina perché è ricettiva, perché è anche un po' nascosta, è misteriosa, è segreta, non è che restituisce tutto quello che gli dai, a volte devi andarlo a scoprire. E le femmine più belle, le femmine accattivanti, le dark lady sono fatte così. Taormina è una dark lady e nel frattempo e nel contempo è anche una fanciulla, è una core, direbbero i greci. E poi non finisci di stupire. Parliamo di cultura. L'Italia, come tutto il mondo, vive un periodo di grande crisi sociale, economica. Quanto questa crisi grava nella nostra cultura? Sì, grava proprio sulla cultura, ma il fatto che è un cane che si mangia la coda perché non essendo un paese acculturato l'Italia, perché ha considerato poco la cultura negli anni precedenti, non può sognarsi adesso di avere i cittadini pronti ai richiami della cultura. La cultura non è quella parola obbrobriosa, strana e difficile che molti immaginano. La cultura è poca roba, sono poche cose, è avere la sensibilità di comprendere la bellezza, di comprendere le cose importanti. Di leggere belle parole, di vedere un bel segno, di scoprire un bel quadro, una bella donna, tra parentesi, visto che ci siamo, è un complimento diretto, e anche la bellezza di quello che fa l'uomo, cioè i ponti, le strade, tutto qua. Se non cogli questa bellezza rimarremo sempre al fasullo, al tarocco, al tanardo, al burino, al kitsch e non avremo. La gioventù bisogna educarla, cioè i ragazzi devono sapere che cos'è il bello? Non soltanto nelle arti, ma anche nella vita di tutti i giorni. Perché il bello è libertà, perché il bello non ti fa avere padroni, perché il bello ti fa dare la risposta giusta al momento giusto e poi perché il bello consola. Nel momento in cui sei in crisi, il bello ti consola. Prossimamente allora ti sentiremo cantare Lady Chatterley in Taormina? No, quello è un esempio soltanto che mi aveva colpito questo articolo, anzi è un libro che è uscito sul fatto che l'amante di Lady Chatterley fosse siciliano, di Taormina, e non ligure come avevano detto in molti. E vabbè, queste sono cose aleatorie, però in realtà probabilmente i siciliani amano di più dei liguri. Non è che in Liguria cambio cosa, è tradizione che i siciliani siano grandi amatori. Lady Chatterley è un simbolo, è proprio taorminese, natura, profumo, odore, voglia di vita, di passione. E il contrasto era proprio il marito, lo scrittore, che era un po' meno, azzardava meno, diciamo la verità. Grazie a Roberto Vecchioni per Grazie, questa intrattenuta. grazie a voi e saluti a tutti.